Le origini di Lucchio e della sua rocca sono sconosciute. Probabilmente la fortificazione venne costruita tra l'XI e il XII secolo. Dopo il marchesato di Canossa iniziarono le dispute tra Lucca e la Santa Sede. Le famiglie longobarde di queste zone, per sottrarsi al dominio lucchese, si allearono con il Papa e con i Pisani. Questa alleanza venne rinnovata nel 1228 nella chiesa di Pugnano, alle porte di Pisa. All'inizio del 200 Lucca ottenne dall'imperatore Federico II l'investitura imperiale sulla Garfagnana. Così la città iniziò ad espandersi verso la Val di Lima, ma Lucchio fu una delle ultime terre ad entrare sotto l'influenza lucchese. Infatti Lucchio nel 1257 risulta ancora governata da un proprio podestà con un libero comune qualsiasi. Nel 1308 il borgo risulta soggettato al comune di Lucca. Nel 1313-14 Lucca e il suo territorio vennero conquistati da Pisa grazie a Lucio della Fagiola. Ma tornata indipendente, con Castruccio Castracani, anche la rocca di Lucchio divenne importante per le guerre contro Pistoia e Firenze. Dopo la morte di Castruccio Castracani, Pisani e Fiorentini si contesero a lungo le terre lucchesi. Ma nel 1342 Lucca e il suo territorio entrarono a far parte del dominio pisano. In questo periodo i figli di Castruccio, rifugiati a Lucchio, cercarono di riprendersi la signoria lucchese. Ma la rivolta fallì e anche la rocca di Lucchio si arrese senza combattere alle truppe pisane. Durante il periodo pisano, alcuni abitanti del borgo, aiutati dai pistoiesi, cercarono di liberare la fortezza, ma fallirono. Nel 1361 un incendio distrusse la torre ghibellina della rocca, ma il consiglio degli anziani di Pisa volle ricostruirla velocemente. Nel 1369 Carlo IV di Boemia volle liberare Lucca dal dominio pisano. Così la città riacquistò la libertà e i suoi territori. Nel 400 la signoria di Lucca con Paolo Guinigi rafforzò le difese della rocca. Ma la guerra con Firenze divampò e la rocca venne presa dal soldato mercenario Fortebraccia, assoldato dai fiorentini. Firenze tenne Lucchio fino al 1433, quando grazie a un trattato di pace venne ridato ai lucchesi. Nel 1437 i fiorentini corruppero il castellano della rocca, ma due fanciulle, Nastasia e Lucia, originari di Vico Pancellorum, scoprirono il tradimento e la rocca fu salva. L'ultimo fatto d'armi si ebbe nel 1525, quando la famiglia Poggi conquistò il castello, ma il comune di Lucca lo riprese velocemente.